Ora introduciamo il gesto pollice giù, pollice su, strappato, quindi come tre gesti consequenziali, cioè almeno un unico gesto, ma tre note prese in maniera consequenziale. Io faccio un esempio qua sul re in corda di La al tasto 5, dove ho down, re basso, up, re alto e poi la sua ottava. Il re al tasto 7 della corda di Sol. Quindi viene fatta una terzina. Vedete che il terzo suono fatto con lo strappato è una conseguenza del pollice, cioè la mano fa un unico gesto. Scende giù, colpisce il re, sale su, colpisce il re, si porta dietro l'indice. E strappa l'ottava. L'esercizio che propongo qua, infatti, sono terzine, faccio due volte re, due volte do, sol, fa, sempre sulle stesse corde. Posso decidere se l'ho strappato, tenerlo un po' più lungo o stopparlo un po'. Oppure più lungo. Questo è un trucchetto che vi può portare a suonare poi a velocità molto alte, perché il movimento della mano è solo uno. Quindi pian pianino cercate di meccanizzarlo. Per aumentare il controllo, iniziamo a metterne nel secondo esempio delle ghost note sullo strappato. Quindi l'esercizio è uguale: re, re, ghost sulla sua ipotetica ottava. Andiamo ad applicarlo questa volta invece suonando soltanto la nota di base. Vedete l'ultimo esempio, l'applicazione sul giro armonico della canzone Eia. Qua facciamo degli accordi che sono 4 volte Sol, quindi una battuta di Sol, due battute di Do, quindi 8 volte Do, poi abbiamo un 2 quarti, facciamo 2 volte Re, e poi altre due battute di Mi, dove faremo quindi 8 volte il gesto. Nella partitura io segno questa l'ottava fatta così, cioè suono il Sol, ghost note e ghost note. Nella partitura appunto dicevo che la segno la ghost note sulla corda di Re, quindi sull'ipotetica ottava di Sol. In realtà posso anche in velocità suonarla direttamente sulla corda di Sol, visto che dopo mi sposterò e starò sempre lì. Qua vado sul Do, 8 volte, 2 quarti di Re.